solo a partire da domani sera il maltempo allenterà la presa sulla Sicilia orientale. Domani colore arancione su Catania. Spazio alla nostra rubrica Il cittadino segnala, segnalato degrado in diversi punti del centro di Acireale. L'ARSA ha approvato nell'ambito della finanziaria fondi per i comuni flagellati dal maltempo nel 2021, incrementati inoltre le indennità per gli amministratori. L'informazione di TG Reporter, benvenuti al nostro appuntamento serale. Parliamo subito di maltempo. Forti temporali accompagnati da violente raffiche di vento interessano dalla notte scorsa la Sicilia orientale. L'allerta rossa per il rischio meteo idrogeologico idraulico diramato dalla Protezione Civile è stato intanto prorogato anche per la giornata di domani nelle province di Siracusa e Ragusa, mentre nella provincia di Catania il colore è sceso da rosso ad arancione, ma l'allerta resta alta e molte scuole, parchi pubblici, cimiteri resteranno chiusi anche domani, ma le maggiori difficoltà si registrano nei posti di mare per le violente mareggiate di queste ultime ore. Solo a partire da domani sera il maltempo allenterà la morsa sulla Sicilia orientale. Per la giornata di domani, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile Regionale ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, in particolar modo un'allerta rossa che interessa le province di Siracusa e Ragusa, mentre su Catania si passa dal rosso all'arancione, ma l'allerta rimane, tant'è che i sindaci stanno predisponendo un'ordinanza di chiusura delle scuole anche per la giornata di domani. Da ieri sera intanto la parte orientale della Sicilia viene flagellata dal maltempo con strade allagate, alberi abbattuti dalle forti raffiche di vento, neve caduta in zona di montagna ma anche a livelli più bassi e con violente mareggiate in particolare nei comuni della fascia ionica dove il mare ha scavalcato litorali e muretti. Le immagini che vediamo si riferiscono alla zona Cocole di Santa Tecla, dove il mare ha attraversato la strada raggiungendo le villette interne. Giacchino! Giacchino! Ad Acireale, interdetti i porticcioli delle frazioni marinare di Pozzillo, Stazzo, Santa Tecla e Santa Maria La Scala, dove le mareggiate hanno spinto i detriti rigettandoli in strada, impegnando il personale della Protezione Civile che sta presidiando tutto il territorio. Violente mareggiate che non hanno risparmiato la vicina Riposto. Nelle immagini di Giuseppe Faro, la furia del mare con onde particolarmente alte che hanno ricoperto quasi del tutto la costa ripostese. Non è stata tanto la pioggia stamattina a creare forti disagi, ma appunto le violente mareggiate accompagnate da un forte vento. Violente mareggiate che non hanno risparmiato nemmeno Fondachello di Mascali, come testimoniano le immagini girate dai nostri operatori. A Giarre, numerose le voragini apertesi sul manto stradale. Ad Aci Castello, il sindaco Carmelo Scandurra ha disposto la chiusura del lungomare dei Ciclopi. Le onde hanno trascinato massi sulla carreggiata, creando pericoli e disagi. Previste ancora forti mareggiate lungo le coste esposte e sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta rossa sul settore meridionale della Sicilia, valutata inoltre allerta arancione nell'area centrale e allerta gialla sul settore meridionale della Calabria e sul restante territorio della Sicilia. Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha intanto diffuso poco prima delle 19 un report degli interventi effettuati nel corso della giornata. 53 gli interventi conclusi in tutto il territorio della provincia, riguardanti principalmente danni d'acqua, dissesti statici, alberi e pali pericolanti e salvataggi di persone in auto nelle abitazioni prive di elettricità a Lingua Glossa e in zona Tardaria Pedara. Le persone evacuate in zona Tardaria in particolare sono state trasportate al COC di Pedara con l'ausilio di un gatto delle nevi della Protezione Civile.
Ancora focus sul maltempo, in diversi comuni a causa dell'allerta meteo sono stati attivati già ieri sera i centri operativi comunali e i sindaci invitano a uscire solo in caso di necessità. Ci siamo recati nella tarda mattinata di oggi al COM 10 Reale dove l'assessore alla protezione civile Salvo Grasso ci offre un primo bilancio dei disagi. La situazione viene comunque monitorata costantemente. Sentiamo. A causa di questa allerta meteo rosso chiaramente si è istituito il COC, quindi il centro operativo comunale, dalla mezzanotte di giorno 9 febbraio e siamo tutti allertati, ci sono gruppi di volontari della protezione civile che sono costantemente in giro per verificare le condizioni delle zone a mare dove ci sono state delle mareggiate molto importanti che hanno causato dei danni a Stazzo, Santa Tecla e stiamo verificando le altre condizioni di Capomulini e Santa Maria La Scala. Siamo perennemente in contatto con la Soris e con il Dipartimento regionale di protezione civile per verificare appunto come ci dobbiamo muovere e quali sono le condizioni del meteo per le prossime ore. Già da ieri sera il sindaco ha emanato un'ordinanza, quindi si raccomanda alla popolazione di seguire tutte le indicazioni che sono state presenti sia nel sito del Comune 10 Reale e nei maggiori social, in maniera tale da appunto non mettere a repentaglio la propria vita, di prestare la massima attenzione soprattutto nelle zone a mare. E adesso spazio alla cronaca, i carabinieri hanno arrestato a Mascalucia un 48enne del posto, già conosciuto alle forze dell'ordine, per detenzione di arma clandestina e ricettazione. I militari, effettuata una perquisizione domiciliare dell'abitazione dell'uomo in via Polveriera, hanno ricevuto dall'uomo una pistola prelevata da un mobile. L'arma, con matricola cancellata e con dei proiettili, delle quali sei inserite nel caricatore, ne ha giustificato il possesso dicendo di averla rinvenuta in un cassonetto dei rifiuti. L'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto, disponendone la sottoposizione agli arresti domiciliari. L'arma sarà inviata al RIS dei Carabinieri di Messina per le opportune indagini di laboratorio e soprattutto per verificarne l'utilizzo in episodi delittuosi. Ancora a cronaca arriva un'altra chiusura per la discoteca del porto di Catania. Dopo una rissa avvenuta nel cuore della notte lo scorso 2 febbraio e segnalata da diverse chiamate al 112, il questore di Catania ha sospeso per 15 giorni le autorizzazioni. La discoteca negli ultimi tempi, si legge nel provvedimento del questore, è stata teatro di diversi episodi di rissa e aggressioni, rappresentando un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica in rapporto allo svolgimento della vita di relazione, con ciò suscitando l'allarme sociale. Si tratta del terzo provvedimento di sospensione delle autorizzazioni di questo locale emesso dal questore in meno di un anno. Lo scandalo Interporti, novità, lascia i domiciliari l'avvocato Rosario Torresi Rigano arrestato nell'ambito dell'inchiesta sull'Interporto. Il Tribunale del Riesame ha disposto per l'ex amministratore unico della SIS il divieto di assumere ruoli direttivi nelle imprese per 12 mesi. Annullati gli arresti domiciliari per l'accusa di induzione indebita per il caso del reintegro con tanto di pressioni politiche della dipendente Cristina San Giorgi, anche lei coinvolta nell'indagine dei carabinieri. Il Tribunale della Libertà ha invece sostituito la misura cautelare con quella interdittiva sia per il reato di peculato sia per quello di corruzione. Quest'ultima contestazione riguardava i vantaggi economici che sarebbero stati concessi all'imprenditore Luigi Cozza per la concessione alla LCT in cambio dell'assunzione della nuora nella società. Accuse che Rigano però ha sempre respinto. La scorsa settimana il Riesame aveva sostituito la misura cautelare con obbligo di firma per l'ex deputato Nino D'Asero. Anche la dipendente è stata scarcerata. Per lei il divieto di esercitare il servizio pubblico per 6 mesi. È rimasto così ai domiciliari solo Luigi Cozza. Ci fermiamo adesso per un primo stacco pubblicitario. A tra poco. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevale di Acireale, la festa più bella di Sicilia. E
Euronics Acireale, quello che ti serve a portata di mano. Elettrodomestici, telefonia, informatica, TV e tanti altri prodotti tecnologici e all'avanguardia in un grande assortimento. Garanzia di un'assistenza qualificata per qualsiasi consiglio negli acquisti. La convenienza di offerte e promozioni continue. Euronics Acireale, via Cristoforo Colombo 12, direzione ingresso autostrade, ex Arredamenti Gallina, ampio parcheggio riservato. Non ti far fare le scarpe dal primo che capita. Ulisse, vai per le tue scarpe, ma se lo vuoi puoi appigliarti. Ulisse, vai per le tue scelte, comodità per tutti i gusti. Ora da Ulisse, calzature, abbigliamento casual e sportivo, valigie, accessori per tutta la famiglia. Ulisse, via Lazzaretto, svincolo autostradale a Cireale. Ulisse, vai! Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. In apertura di seconda parte, la predisposizione della finanziaria all'ARS. Approvate risorse per i comuni, ma anche l'incremento degli stipendi per gli stessi deputati e delle indennità per i sindaci e per i consiglieri. Una lunga maratona durata circa 13 ore, con la seduta che poi è stata sospesa ed aggiornata a nuova data, ha visto impegnata l'Assemblea regionale siciliana per l'approvazione della finanziaria, cioè il documento di programmazione economica. Già in aula è stata approvata la norma che stanzia risorse da destinare ai comuni enti territoriali che, come è noto, quasi tutti, non navigano in acque tranquille riguardo i loro bilanci, con ripercussioni pure sui vari servizi erogati ai cittadini. 35 milioni di euro è così la somma accantonata a valere sul fondo per le autonomie locali. Nel contempo il governo Schifani ha incrementato le risorse per i comuni danneggiati dagli eventi calamitosi che si ebbero nel corso del 2021. Al di là di questi aspetti, seppure rilevanti, in un certo modo sta facendo discutere l'aumento di stipendio dei deputati e a cascata quello dell'indennità per sindaci e consiglieri comunali. Dopo infatti un aumento di circa 900 euro votato dai deputati, il tutto facendo riferimento ai dati Istat connessa all'inflazione che ha fatto perdere potere d'acquisto, ecco ora essere giunto nel corso dell'ultima seduta pure l'adeguamento dei compensi di sindaci e consiglieri, fatto questo già sancito in altre parti d'Italia e quindi fatto proprio in Sicilia. L'aumento delle spettanze scatterà così dal prossimo marzo, coprendo le esigenze solo di 3/4 degli incrementi a copertura di tutti i comuni. Niente paura però per gli interessati, in quanto altre voci di bilancio copriranno il tutto per l'intero anno in corso. I rappresentanti del Movimento 5 Stelle hanno votato contro l'iniziativa, ma solo perché avevano sollecitato la copertura totale dei fondi da mettere a disposizione, senza perciò ricorrere ad altre soluzioni alternative. Ritornando invece all'aumento degli stipendi dei deputati dell'ARS, ha preso posizione il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca, il quale ha avuto modo di dissociarsi da tale decisione, affermando: «Gli aumenti Istat degli stipendi saranno pure automatici, ma in un momento come questo, nel quale famiglie e imprese soffrono terribilmente, rischiano di essere immorali». E per questo, ha aggiunto De Luca, che ci rinunceremo e devolveremo le somme relative ai progetti per la pubblica utilità, come del resto abbiamo sempre fatto con parte dei nostri stipendi. Intanto, ha concluso De Luca, stiamo verificando con gli uffici come abrogare o annullare la norma in questione. L'unità operativa di odontoiatria speciale riabilitativa nel paziente disabile dell'ospedale di Acireale, come possiamo vedere dalle immagini dell'inaugurazione del reparto specialistico avvenuta nel novembre del 2019, celebra 20 anni di attività. I primi anni di lavoro, i cambiamenti, le cadute, i successi dell'equipe e le sfide future dell'odontoiatria per pazienti disabili saranno raccontati sabato 11 febbraio
in occasione della 31esima giornata mondiale del malato, a partire dalle ore 9 nella sala convegni Rino Nicolosi del presidio ospedaliero Santa Marta e Santa Venera. La giornata sarà aperta dal direttore medico del presidio Rosario Cunzolo. Prevista la partecipazione in videocollegamento del ministro della disabilità Alessandra Locatelli, del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, del vicepresidente della regione siciliana Luca San Martino, dell'assessore regionale alla salute Giovanna Volo, del deputato Nicola D'Agostino, componente della sesta commissione dell'ARS, del sindaco di Acireale Stefano Lì, del presidente dell'Ordine dei Medici di Catania Igo Lamantia. Gli sviluppi del reparto e le sfide future saranno invece illustrati dal direttore dell'unità operativa, il dottor Riccardo Spampinato. E adesso spazio alla nostra rubrica Il cittadino segnala, riflettori puntati su vari angoli della città di Acireale che presentano degrado e abbandono. Le immagini che vedrete sono state girate ieri mattina. Per la rubrica Il cittadino segnala, il tour odierno punta i riflettori su alcuni angoli della città di Acireale che presentano una o più pecche. Iniziamo dalla centrale via Veneto in quanto arteria parallela al Corso Sicilia, nonché attigua alla sede del PTA dell'ASP e per tale ragione frequentato da tantissime persone, non solamente quindi acesi. Transitando lungo il tratto che si snoda tra le vie Fabio e Martinez è possibile trovare un po' di tutto, da transenna abbandonata ad elettrodomestici ormai fuori uso, così come della mobilia. E poi, per non farsi mancare nulla, pure rifiuti vari come cassette e ancora sul marciapiede cibo in bella evidenza, ma non certo per i passanti, ma per gatti e per le stesse colombe. Il palo abbattuto dal vento, poggiatosi su una vettura alcune settimane fa, non è stato poi ancora sostituito, così da contribuire ad essa a dare una certa oscurità a questo luogo densamente abitato. Da via Veneto allo slargo Monsignor Biagio Catania, qui fra il parcheggio e il marciapiede viene segnalato un innalzamento del terreno dovuto alle radici degli alberi, così da costituire un pericolo per quanti vi transitano, con il rischio perciò di finire malamente a terra. E ora dallo slargo Monsignor Catania al Corso Italia, nel tratto che si snoda da via Lazzaretto verso la città. Poco dopo la diramazione, infatti, porta di accesso alla città a ridosso del curvone esistente, i soliti furbetti dei rifiuti ne hanno approfittato per abbandonare rifiuti in maniera selvaggia. Tutto ciò, anche per la presenza a ridosso di bei murales del carnevale, non costituisce di certo una bella visione in un Corso Italia percorso da migliaia di automobilisti. E adesso un ultimo stacco pubblicitario, a tra poco. Carnevale a riposto. Da giovedì 16 a martedì 21 febbraio, tutti in piazza. Sfilate in maschera, parate Disney e cartoon, Luna Park, spettacoli per bambini, serate danzanti. Domenica 19 dalle 16, balli e animazione con la partecipazione di Luisa Corna. Alle 20, lo Zoo di 105, DJ Johnny Mele con Carolina Marquez. Lunedì 20 alle 16, regaliamo un sorriso con Lucilla Kids. Spettacolo solidale dedicato ai bambini. Carnevale a riposto, dal 16 al 21 febbraio. Ti aspettiamo! Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6.30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56Q2 a Cireale. Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampi di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad ACI Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori.
Hai cambiato auto? Sì, cambio quando voglio. L'utilitaria per la città, l'auto più grossa per i lunghi viaggi, quella elegante per le grandi occasioni. Hai vinto al Super Enalotto? No, ho scoperto la convenienza dell'autonoleggio Miami. Niente più bollo, niente assicurazioni, niente responsabilità. Con una piccola cifra giornaliera, senza carte di credito né cauzioni, vado, faccio benzina e torno. Chilometri illimitati. Autonoleggio Miami. Auto, furgoni, auto per cerimonia. Vieni a scegliere la tua nella nuova grande esposizione di Via Lazzaretto di fronte alla Cittadella del Carnevale. Informati e prenotati allo 095 826 41 55 o presso i nostri uffici in Via Vittorio Emanuele II 41, Piazza Carmine. In apertura di terza parte, la diocesi di Acireale con gli incontri organizzati nell'ambito del cammino sinodale, stavolta quello con i giovani. Dopo l'incontro con i sindaci è toccato ai giovani dialogare con il vescovo della diocesi di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, nell'ambito del cammino sinodale. L'incontro coordinato dalla pastorale giovanile diocesana è l'esito dell'iniziativa Ascolto della Tenda che si è tenuta nella piazza di Torre Archirafi nei mesi estivi. Come nella precedente occasione, ma con protagonisti diversi, è stata un'occasione di confronto su diversi argomenti: l'ambiente, l'omosessualità, il fine vita, l'aborto. Ciò che ha animato il dibattito è stata anche l'età e il percorso di vita di ciascuno, dall'alunno delle scuole superiori, laureandi, giovani lavoratori, tra loro anche giovani disoccupati, atei, di culto differente da quello cristiano. Oggi abbiamo avuto la possibilità di vedere la bellezza del mondo con gli occhi dei giovani, ha detto così il vescovo Raspanti. È stata una bellissima conversazione. Ognuno ha espresso con molta libertà, anche con allegria e simpatia, ma anche con profondità, il proprio pensiero, ovviamente giovanile. Mi è piaciuto molto perché mi avvicina molto a capire come si sta evolvendo la nostra società e particolarmente i nostri giovani che in gran parte frequentano le nostre parrocchie, i nostri gruppi, cosa importano dalla cultura contemporanea, in che modo tentano di filtrarlo alla luce del Vangelo, nella vita comunitaria della fede. Insomma, è emerso un complesso di prospettive poliedrico, non semplice, nel quale piano piano bisognerà fare ordine, ma crescendo insieme a loro e dialogando, forse anche ponendo loro qualche domanda che li faccia sempre di più interrogare, perché questo è tipico della loro età. A moderare l'incontro, Chiara Costanzo, che ha descritto l'incontro con le parole di un maestro di arte. Un quadro impressionista, ha detto, fatto di schizzi con molteplici colori che mostrano un'immagine finale dell'unico mondo reale. Presentato a Zafferana Etnea il libro di Giuseppe Reina dal titolo Io sono Antonietta, cronaca di un delitto, un'opera su un caso di cronaca del 1955 avvenuto a Castel Gandolfo ma mai risolto. Nessun tempo che passa nasconderà la verità per sempre, che come spada trafiggerà il cuore di chi la conosce e tace ancora. Sono pochi versi di una poesia contenuta nel libro Io sono Antonietta, cronaca di un delitto di Giuseppe Reina, edito da Algra, interpretata in anteprima dall'attrice Elisabetta Tulli nel corso della presentazione del volume svoltasi nella sala consiliare di Zafferana Etnea. L'incontro, organizzato in collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri di Zafferana Etnea e col gratuito patrocinio dell'amministrazione comunale, è stato introdotto dalla giornalista Grazia Calanna. Presenti per l'occasione il sindaco Salvo Russo, il vice sindaco Salvo Coco e l'assessore alla pubblica istruzione Cettina Coco. Stasera abbiamo l'onore di ospitare la presentazione di questo libro che
proprio in questo momento storico, soprattutto con la cattura di Matteo Messina Denaro, assume un carattere particolare. Le indagini continuano, la ricerca continua, è bello sottolineare come c'è il lavoro instancabile di chi ancora adesso ricerca la verità. È bello perciò dedicare uno spazio di approfondimento così importante nella nostra sala consiliare, così come noi facciamo nel corso dell'anno. Una vicenda che per molti anni è stata un oggetto misterioso, l'abbiamo vista nelle TV, nei giornali, e quindi per noi oggi è un grande onore che se ne possa parlare qui nella nostra sala consiliare. L'appuntamento di oggi è uno dei primi appuntamenti che noi faremo poi durante tutto quello che è l'anno solare. Puntiamo molto su quelle che possono essere le presentazioni dei libri e invitiamo sempre più la cittadinanza a partecipare. Una presentazione avvincente in cui l'autore, dialogando con Roberta Franzone, supportato da un video di Fabrizio Peronaci che mostra foto, articoli e documenti dell'epoca, racconta la vicenda umana di Antonietta Longo, la decapitata di Castel Gandolfo, sua prozia paterna. Un efferato caso di cronaca del 1955 che ebbe grande clamore mediatico proprio per le terrificanti condizioni in cui venne ritrovato il cadavere e che tutt'oggi continua a suscitare l'interesse dei media, essendo rimasto misteriosamente irrisolto. L'impianto narrativo del libro si basa sull'ipotesi che la scena del delitto sia stata ricostruita da arte per depistare le indagini e proteggere qualcuno. Diciamo che negli anni del dopoguerra è il caso top, diciamo il caso criminale e il cold case ancora tutt'oggi non risolto. L'importanza della decapitata sta soprattutto nella storia, ma sta soprattutto nel tempo, perché il caso della decapitata non si fossilizza soltanto nel 1955, ma in più riprese nel corso degli anni fino al 1971 ci sono sempre nuove notizie. Questo è un libro difficile da scrivere, nessuno si è mai cimentato con la storia della decapitata. Perché? Perché è difficile trovare delle fonti documentari, trovare degli approfondimenti giornalistici. Io mi ci sono messo sia per motivi familiari, ma soprattutto perché l'unico testimone vivente della storia è mio padre. E mio padre mi ha raccontato curiosità, aneddoti e fatti inediti, assolutamente inediti, che io ho inserito nel libro. E adesso uno sguardo alle previsioni meteo per domani. Cielo molto nuvoloso al mattino con deboli piogge, previste schiarite in serata. Le temperature oscilleranno tra i 7 e i 10 gradi, venti forti, mare molto mosso. È tutto per oggi, l'informazione di TG Reporter torna domani a partire dalle 13.40. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.